Buongiorno dal TG Med, la cronaca in apertura. Per convincerlo a pagare il pizzo non avrebbero esitato a picchiarlo selvaggiamente a colpi di mazzuolo. È uno dei particolari dell'indagine della squadra mobile di Palermo, sfociata nell'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare. L'operazione Agrion colpisce il mandamento mafioso della Noce, che era stato decimato di recente con l'arresto di oltre 50 presunti affiliati. Le 8 persone raggiunte dal nuovo provvedimento cautelare, tra cui un minorenne, sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione e altri reati. In particolare è stata fatta piena luce su un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore aggredito con un mazzuolo da muratore per essersi rifiutato di pagare il pizzo. Nuovo allarme potrebbe mettere a rischio la trasferta a Milano del PM palermitano Nino Di Matteo, che da mercoledì prossimo dovrebbe essere nel capoluogo lombardo per sentire il pentito Giovanni Brusca nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia. Al magistrato, vittima di ripetute minacce anonime e delle violente intimidazioni da parte del boss Totorina, sarebbe stato sconsigliato per motivi di sicurezza di partecipare al dibattimento. Nino Di Matteo non ha ancora preso una decisione. 10 persone sono state arrestate dai carabinieri di Catania per corruzione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito di un'inchiesta su rapporti tra ex amministratori del comune di Mascali, sciolto per mafia nel 2013, imprenditori e Cosa Nostra. Fra i destinatari del provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura ci sono l'ex sindaco Biagio Susini, l'ex presidente del Consiglio Comunale Filippo Monteforte e Alfio Romeo del clan Laudani. L'ex sindaco fu indagato nel gennaio scorso nell'ambito del inchiesta Nuova Ionia della Procura di Catania, che è in fase di richiesta di rinvio a giudizio su rifiuti e mafia. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è di corruzione. Momenti di tensione ieri pomeriggio a Palermo durante il presidio dei Forconi in via Ernesto Basile nei pressi della cittadella universitaria. Alcuni manifestanti avevano tentato di bloccare il traffico attraversando lentamente la strada, ma le forze dell'ordine avevano creato un cordone cominciando a spingere i dimostranti verso il marciapiede, un intervento che aveva innescato le proteste da parte di alcuni dei manifestanti. In 4 sono stati fermati e identificati dalla Digos. Intanto la protesta prosegue in tutta la Sicilia, anche se con modalità decisamente più morbide che nel resto d'Italia. Si stanno tenendo ancora oggi presidi e volantinaggi tra gli automobilisti. Aperto i battenti a Palermo il nuovo centro oncologico dell'azienda ospedaliera Civico, una struttura all'avanguardia realizzata interamente con fondi pubblici. Ci sono voluti 23 milioni di euro e 5 anni di lavori perché la struttura venisse completata. Si tratta di un polo in cui i malati oncologici potranno curarsi senza la necessità di affrontare lunghi e costosi viaggi della speranza all'estero o in altre regioni d'Italia. A tenere a battesimo il nuovo polo oncologico, ieri c'era anche il ministro della salute Lorenzin. Si tratta di un padiglione di 4 piani, 10.000 metri quadrati, potrà ospitare 96 posti letto. E per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi. Buona giornata.